Salve popolo il TCF, tutte salite oggi ci capitano, tutte col Fiat 1 arriviamo. Siamo al bivio Alfano, via Alfano, Santa Lucia, sopra Contesse. Siamo a questo bivio perché abbiamo appuntamento con alcuni abitanti della zona che ci segnalano che qui è da 4-5 anni, è completamente a buio. Parliamo di qualcosa come 340 famiglie che sono in questa zona, che ci hanno segnalato che è tutto al buio. Noi siamo in attesa qui al bivio che stasera camminano con la cannella addirittura, benissimo, quindi noi adesso siamo in attesa, vediamo questa loro problematica, intervisteremo sperando che arriva qualcuno perché ci è stato segnalato da più persone, abbiamo appuntamento, attendiamo e siamo in attesa, vediamo cosa che succede, quindi andiamo, camminiamo, se questa è la via Beppe Alfano. Ah, ecco, qui ci sono i signori che avevamo appuntamento. Lei è la signora Antonella, mi pare, no? E lei, piacere. Antonella, piacere. E lei è il signor Pasquale, giusto? Aspetti che mi metto al centro tra di voi. Allora, noi siamo arrivati qua, ci avete telefonato, tutte queste famiglie, di cui due rappresentanti, dicono che c'è una zona completamente al buio da parecchi anni. Io vorrei passare il microfono alla signora Antonella che magari si esprime meglio di me. Prego, signora. Allora, praticamente da 5 anni questa zona è totalmente al buio. Praticamente da quando si è insediata l'ex giunta a Corinti hanno pensato bene di fare un taglio alle spese. Quindi ci hanno tagliato la luce. Dopo 40 anni, perché le case sono state costruite 40 anni fa, nel lontano 78, avevamo la luce, i pali sono stati impiantati dal comune, è una strada di pertinenza comunale. Ecco, ribadiamo. Di pertinenza comunale. E sottolineiamo. E lo sottolineiamo anche perché in una riunione fattasi alla seconda circoscrizione, prima della caduta della giunta a Corinti, gli ex assessori di allora, De Cole e Saglimbeni, ci hanno detto che praticamente questa illuminazione serve soltanto a noi come abitanti. Quindi se noi vogliamo la luce la dobbiamo pagare di tasca nostra. Benissimo, complimenti. Anche se insiste una bretella autostradale e un edificio di proprietà del comune. E quando noi abbiamo ribadito questo, che giustamente c'è questa bretella, hanno fatto una segnalazione e allora abbiamo saputo che l'avvocato del comune ci aveva dato ragione, quindi che a giorni avremmo avuto la luce. Benissimo. Però è successo che ci sono state le nuove elezioni, la giunta non c'è più, gli assessori non ci sono più, sono cadute le promesse. Quindi noi siamo sempre al buio, con il rischio la sera, prima di buttare la spazzatura, prima di prendere il sacchetto, noi dobbiamo prendere la pila. La candela accesa. Perché qui ci ammazzano. Quindi io non so se ci deve scappare il morto prima che succeda qualcosa. Tragedia annunciata. Esatto. Signore, lei, Pasquale, ha qualcosa da... Dunque, io posso dire una cosa soltanto, e questi pari qua da 5 anni, quello principale che va verso Santa Lucia, quello che va verso Santa Lucia è aperto, quello di fronte all'MD. L'altro 11 pali sono, perché io l'ho visti, 11 pali che non funzionano completamente. E c'è uno sblocco dell'autostrada che viene da rifare tutto l'impianto praticamente. No, l'impianto è fatto. Ci sarà un pezzo che non hanno voluto cambiare mai, perciò che non c'avevano i soldi per comprare questo pezzo qua e hanno spento tutto. Benissimo, complimenti. Signora, lei ci vuole mostrare una cartina? Mi faccia vedere. Praticamente va da questo punto, questi sono tutti i pali. Dove sottolineiamo? Ecco, i pali che sono spenti. Io vorrei fare un appello al sindaco, agli assessori, al ramo,
Che si facciano un giro verso le 6 di pomeriggio, così si facciano un giro, anche perché so che il sindaco non ha orari stabiliti, quindi lui è sempre in giro. Quindi che si faccia un giro, però si deve munire di una pila. In via Beppe Alfano, però si deve munire di una pila, perché altrimenti rischia la pelle. Rischia la pelle. Quindi che si faccia un giro e si renda conto del degrado che abbiamo in questa via, e anche se noi siamo cittadini come gli altri, paghiamo le tasse, e non vedo perché non possiamo avere una luce nel 2020 quasi. Signora, lei è stata molto chiara, il suo appello è stato chiarissimo, il signor Pasquale, la signora Antonella sono stati chiarissimi, quindi non abbiamo altro da dire, più che prendere in considerazione, noi faremo vedere queste sue segnalazioni, signora, al signor sindaco, a quelle persone che sono delegate, diciamo, alla loro competenza, e speriamo che la cosa si possa risolvere. Quanti anni, signora? Lei non da cinque anni. Quindi sono da cinque anni al buio le persone di queste, di via Beppe Alfano. Quando si è insediata l'ex giunta a Corinthia. E siamo in pericolo, anche con le macchine che scendono alla sera, dalle 8 in poi qua non c'è niente. C'è il coprifuoco. Allora, signori, si cammina a piedi, deve stare attento perché lo ammazzano. Grazie della sua testimonianza. Grazie al signor Pasquale. Da via Alfano, la signora Antonella, il signor Pasquale, Ciccio e Maurizio, è tutto, solo per il momento è tutto. A voi studio.